Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Chorus Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo, e oggi proviamo insieme un gioco che si chiama Scarf, ragazzi, e ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. Di che cosa si tratta? Si tratta di un platform, da quello che mi sembra, molto artisticamente ispirato, sembra veramente delizioso e ben realizzato, quindi vediamo un po' di che si tratta, ok? Nuova partita. Ah, aspetta, ma pensavo... Ti eri premuto per saltare, pensavo... No, aspetta. Il filmato. Eh no, perché... Ok. Quindi devo solo attendere. Vedevo soltanto del blu. Quindi è un filmato questo qua, sì. Ok. Che la genesi, la nascita in un secondo. Ok, siamo in game. È completamente tridimensionale. Molto carino. Cos'è questa cosa? Ah! The moment her crimson body touches the light flesh. Her story is heard. Ages ago, she was happy. Mum was with her. Always. The whole cosmos was their playground. Until they attacked. They shredded her mum to pieces. She screamed and screamed. But they didn't stop. Until mum was no more. Madonna. They used her mom's threats to escape from the beautiful cosmos and create portals to new worlds. She crossed the portal, trying to stop them. But it was too late. The cruel ones were gone. Mom was gone. Home was gone. She was alone. Calling for Mum. Mum never returned. But now, now she has hope again. Someone has arrived. Fresh ears to hear the devastating tale. A being of light, kind and gentle. Someone who can help you. Minchia, che cosa terrificante, ragazzi. Veramente terribile.
Queste che devo fare? Le devo prendere? Ok. Allora, è molto carino. Il comando del personaggio funziona un po'... insomma, così così. È un po' strano. Però... a guardarlo, il gioco sembra veramente caruccio. Cioè, visivamente è bello. I comandi sono un po' così così. Ok. Ah, guardiamoci un po' intorno intanto. Che è successo? Oh, se n'è andato. Ok. Allora, sono di là, giusto? Bene. Il gioco, a parte i momenti in cui si parla, è abbastanza silenzioso il titolo. Mi ricorda un po' Rime, effettivamente, però solo un pochino, solo esteticamente, in realtà. In realtà non corrisponde tanto. Ok, e questo cos'è? Where the waves sang, three pieces of darkness were waiting for me. Ah, ok. A raccogliere questi pezzetti. Ah, bene, allora raccogliendo questi pezzetti. Praticamente si possono attivare quelle parti. Ok, ci arrivo di qua? Io dubito, infatti. No, di là non ci posso arrivare. In compenso però posso andare di qua, mi sa. Oppure...
Aspetta, mi sa che devo inserire più energia qua. Ah, ok, perché non ci potevo salire, lo dovevo strutturare al 100%. Ok. Ah, che figata. Doppio salto. Ok. Col doppio salto posso arrivare qua. Combinato, finito sott'acqua. Ah, ok, così l'ha scosto l'acqua, ok. Non si vedeva bene. Dove si va? Sta cosa è bellissima. Ok. Sì, è tutto un po' puzzle. L'ottimizzazione pure si potrebbe fare un po' meglio. Vedo scattini, caricamenti un po' ovunque. Comunque assomiglia a Rime, sì, anche un po' più di quanto pensassi. Lì c'è qualcosa. Non so bene. Sembrava di poterci interagire, invece no. Oh, va bene, ragazzi, sentite, io non voglio andare. Anzi, a dire la verità, vorrei giocarci un altro pochettino. Però, di base, il gioco è questo qui, penso che l'abbiate capito. È carino. È carino, in alcune cose un po' grezzotto, i comandi sono un po' strani e non è ottimizzato proprio al meglio, però devo dirvi che il colpo d'occhio è davvero notevole, è molto tenero, la storia sembra struggente, direi che è un Rime un po' inferiore e con un po' di diversità di gameplay. D'accordo, gente? Bene. Fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate voi nella sezione commenti, gente, e grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, e come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, come tanti link affiliati e il link al Patreon, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e il link anche per acquistare il gioco. E se lo acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!